Sono madre Agnese Mariam della Croce, lavoro in Siria da 20 anni fa. Gli eventi tragici che hanno occorso in Siria mi lanciano il dovere di parlare sulla importanza della pace in questi paesi, come religiosa, come cristiana. E anche come amante della umanità, io voglio alzare la mia voce per dire che la guerra, la violenza, non è una soluzione, ma una parte del problema. E per quello è importante oggi di ascoltare, voci da pace, voci da riconciliazione. Il nostro patriarca, Gregorio il Trelaham, ha lanciato un forte appello per la riconciliazione, che è un'iniziativa del popolo siro, dove tutti gli responsabili della società civile vogliono incontrarsi per dialogare e per poter realizzare un nuovo patto nazionale. Questo patto non è un patto politico, ma un patto civile entre le diverse fazioni etniche, religiose, civili della società sira. Per quello la gerarchia locale, gli uomini e donne di buona volontà vogliono sottolineare l'importanza della riconciliazione. Devo dire che in Siria le sofferenze sono molto grandi, che non si può mai chiamare a quello che sta accadendo una rivoluzione pacifica, ma è una invasione di gente da fuori con armi e che vogliono fare una guerra entro la popolazione civile, e per quello i damaggi sono molto grandi e la popolazione civile sta soffrendo. E questi metodi di infiltrarsi entro la popolazione civile è contro l'accordo di Ginevra sui conflitti. Per quello è necessario di non poter infiltrare la popolazione civile per evitare di uccidere i civili. E tutti questi fatti, moltissimi pessimi di feriti e di morti tra gli innocenti.